Grazie alla vostra partecipazione. Abbiamo avuto proprio in questo momento una ennesima defezione per malattia. Purtroppo ci sono diverse persone che avrebbero avuto piacere di partecipare, ma che sono ammalate. E dunque, comunque, se il professore è d'accordo, la metteremo online di modo che più Così persone vedono, possibili sì, possano certo. vederlo. Il professor Baraldo è docente di farmacologia e tossicologia all'Università di Udine e il tabagismo, i problemi del fumo sono, penso, da sempre a tema della sua ricerca scientifica e di tutte le sue numerose pubblicazioni. Non vado oltre perché proprio abbiamo la fortuna di avere uno dei massimi esperti in questo campo e quindi se sicuramente alla fine ci sarà un momento per delle domande o penso anche che insomma se c'è qualche punto che magari c'è Certo, qualche certo. sollecitazione Adesso ci potete. siamo organizzati che in un'ora facciamo la relazione e dopo tra le 7 e le 7 e mezza c'è spazio per fare le Benissimo. domande e cerchiamo di mantenere questi tempi qua. Perfetto, Io adesso mi allora. sono messo il timer, vediamo un po' e lo avviamo. Benissimo, allora buon ascolto e. Grazie. Questo lo fermiamo. Allora, incominciamo. Beh, intanto con le presentazioni le abbiamo già sentite. L'argomento di questa sera, ovviamente, è il tabagismo. Siamo riusciti a tirare fuori alcuni punti che, secondo anche il dottor Favero e anche sulla base delle sue esperienze, potevano essere interessanti. E li andremo a vedere tutti quanti, fino ad arrivare alla fine, che è il punto di quelli che sono i centri antifumo normalmente sul territorio e il ruolo delle farmacie. Quindi il primo punto è iniziare a fumare, due punti, è una dipendenza, non è una dipendenza, è il farsi una modo di vivere, cioè un'abitudine alla gestualità, e andremo a vedere rapidamente tutti questi punti. Il primo punto è proprio l'iniziazione. Quando uno incomincia da giovane, non è dipendente dalla nicotina perché lui non sa assolutamente niente. Per lui prova perché lo fanno tutti gli altri. E quindi si incomincia da giovane. L'età di solito media è 13 anni, 14 anni, 15 anni. Ci sono delle donne che dicono anche che hanno incominciato a 20 anni, ma insomma l'età media è sui 13 anni. L'inizio di una sigaretta e poi via via, via via, via via, che cosa succede? Che con l'iniziazione viene fuori, entra la nicotina, che voi sapete che è dentro la sigaretta, la nicotina è la sostanza fondamentale della dipendenza. Cosa succede? Nel cervello del fumatore incomincia un po' alla volta a crearsi la dipendenza della nicotina. Contemporaneamente uno impara a gestire la sua vita quotidiana: caffè, sigaretta, bagno, sigaretta, auto, sigaretta, scuola, sigaretta, cioè comincia a fare questo gioco. Un po' di queste sigarette sono legate alla dipendenza dalla nicotina, ma un po' sono legate alla gestualità. E alla fine si arriva a passare 10 anni, passare 20 anni, passare 30 anni, e tu alla fine hai iniziato con la dipendenza dalla nicotina che non avevi, ma arrivi alla fine con una dipendenza dalle abitudini. E la dipendenza dalla nicotina sì, c'è ancora, ma è minore. Perché io, quando le persone vengono in ambulatorio, gli chiedo: ma lei perché fuma? Persone della vostra età, perché fuma? Gran parte non è che mi dicono perché ho bisogno. Fumano proprio per l'abitudine, dicono l'abitudine. E poi quell'altro discorso è la dipendenza. Per cui il problema del fumo è non incominciare.
perché se incominci rimani legato come quella tabella o anche una figura con le mani legate, rimani legato alla nicotina. Allora, la nicotina è la sostanza principale che è dentro le sigarette. Le sigarette, quelle diciamo che sono fuori da più di 100 anni, ma adesso il problema di adesso, di tutti quei ragazzi che stanno fumando le sigarette elettroniche, è che comunque hanno la nicotina, per cui non è cambiato niente. Quindi l'iniziazione con la nicotina ce l'hanno e quindi si innesca il meccanismo. Allora, che cos'è questa nicotina? I primi studi che sono stati fatti su dei topolini che ogni volta che andavano, vedete lì che è in piedi su una levetta, ogni volta che andavano a premere quella levetta, casualmente gli veniva autosomministrato attraverso quel tubicino qui dentro, nel midollo spinale, gli veniva somministrata una quantità di nicotina. Questo era l'esperimento. E è un esperimento che si chiamava self-administration, cioè un modello dell'autosomministrazione. E quindi ogni volta che lui premeva la levetta, tac, succedeva sta cosa qui. E la nicotina gli dava piacere. E allora faceva le sue cose, dopo andava di nuovo a premere sulla levetta. E questa cosa gli dava piacere. E ogni volta che premeva sulla levetta, lui aveva una dose di nicotina. Il piacere era talmente alto che si auto-intossicava da nicotina e l'auto-intossicazione lo portava poi a morte. Se voi vedete in questo grafico, la linea blu è una soluzione salina, cioè quello che noi chiamiamo placebo. In ordinata, cioè nella parte alta, c'è la liberazione di dopamina, è una sostanza, vedete lì? È una sostanza neurotrasmettitore che è la responsabile del piacere. Il piacere del fumare la prima sigaretta appena risvegliato con il caffè. Quello è il piacere. Che cos'è? È il rilascio di dopamina. Perché quando io faccio quella freccetta, vedete, è la dose di nicotina, ecco che la dopamina sale. Poi la dopamina ovviamente scende, perché viene metabolizzata, e scende, e quindi il cervello dice, ehi, guarda che qui la nicotina sta scendendo, fate un'altra fumata. La seconda fumata che vi fate non è una fumata per abitudine, è una fumata richiesta dal cervello perché ha bisogno di rimandare su la nicotina. Eccola lì, vedete? Quella freccetta, quella a 180, fa rimandare su la nicotina. Se invece al topolino gli si dà una sostanza placebo, cioè acqua fresca, vedete che non c'è innalzamento della dopamina. Quindi la nicotina fa questo nel cervello, da un punto di vista biologico e anche chimico. E dove lo fa? Lo fa in un'area particolare del cervello, che è il primo pallino dove è scritto VTVTA, l'area del tegmento ventrale, non ha importanza, ma va lì. E dall'area del tegmento ventrale va a stimolare un'altra zona che si chiama nucleo accumbens, da dove c'è una stimolazione alle altre parti del cervello, della corteccia prefrontale, ma soprattutto viene rilasciata dopamina, cioè quando arriva la nicotina nel VTA, viene rilasciata dopamina. Quello che abbiamo visto prima nei topolini, questo succede normalmente. Quel recettore, quella proteina, non voglio usare delle terminologie che voi non capite, ma se non capite alzate la mano e chiedetemi. In quell'area lì troviamo i
quelli che noi chiamiamo recettori della dopamina. Perché se la dopamina non ha un recettore, che poi è una proteina, se non ha un recettore, quella non fa effetto. Allora, se ha i recettori, quella fa l'effetto del rilascio della dopamina. E questi sono dei recettori che funzionano con un'apertura, chiusura, apertura, chiusura, apertura, chiusura, di un canale che fa passare sodio. Questo sistema è un sistema biologico che poi ti porta al piacere. Ah no, scusatemi. Allora, il recettore della nicotina è questo. Ha una sua nome, ha un suo nome, alfa 4 beta 2, ed è un recettore molto posizionato nel cervello, prevalentemente nel cervello, e rilascia la dopamina quando la nicotina funziona. Allora, tenete presente che la nicotina è una sostanza che abbiamo tutti noi, non è necessario fumare. La nicotina fa parte di un sistema di un sistema colinergico che si chiama del sistema nervoso centrale, è uno dei trasmettitori. La nicotina ce l'abbiamo tutti, solo che quelli che fumano si sintetizzano attraverso il DNA dei nuovi recettori, perché sono delle proteine, l'organismo li sintetizza. Io che non ho fumato ho meno recettori di qualcuno di voi che ha fumato nel cervello. Quando si è capito il meccanismo, si è capito anche come andare a curare la nicotina. La nicotina, che normalmente lavora sulla dopamina, la prima in alto, che è quella che dà piacere, ma quella anche che dà, per esempio, la soppressione dell'appetito. Quando uno fuma tanto, mangia poco. Ci sono delle persone molto magre, quelle che fumano tanto, perché praticamente vivono di fumo. Se in più dopo bevono alcol, la cosa è. Ma come vedete, in questi ultimi anni si è visto che la nicotina stimola anche tutta un'altra serie di neurotrasmettitori. Noradrenalina, che è responsabile della situazione di eccitazione o di controllo, diciamo, dello stato d'essere della persona, il controllo della eccitazione, la soppressione, per esempio, dell'appetito, anche questa la noradrenalina è importante. L'acetilcolina serve per il miglioramento cognitivo. Molte volte il fumare ti aiuta a stimolare il capire qualche cosa che stai facendo, migliorare, lavorare meglio, fare meglio i conti. Io avevo una volta un fumatore che era venuto, era un ingegnere, e diceva che lui non faceva ponti di alto livello, che lui, se non fumava, non faceva i ponti. Allora vai a farlo smettere di fumare, perché dopo hai anche il rischio che dopo faccia male i ponti e vengono fuori gli incidenti. E tante altre sostanze, fino ad arrivare alle famose beta endorfine, i recettori del GABA, che sono i recettori che vengono stimolati dalle benzodiazepine, quelle sostanze che si utilizzano per andare a dormire o per sedare l'ansia. Comunque, la nicotina non è una sostanza che stimola solo una neurotrasmettitore, ma ne stimola tanti. Devo andare veloce. Questo è quello che si chiama ciclo nicotinico, andando a fare dei prelievi plasmatici, prelievi di sangue, alle persone che fumano durante l'arco della giornata, dalla mattina alla sera. Mettendo assieme tutti questi punti vengono fuori questo qua. Per cui la mattina, diciamo in una persona normale che
va a letto, dorme e si alza la mattina. Quindi non quelle persone che lavorano di notte. Questa persona qui ha la concentrazione di nicotina la mattina zero. Zero, vedete? E quindi il cervello ti dice, ehi, c'è un sensore, no? Ehi, guarda che la concentrazione è zero, accenditi la sigaretta. Voi accendete la sigaretta, ma poi dopo ne accendete anche un'altra, ne accendete anche un'altra nel giro di breve tempo, per tirare su i livelli di nicotina a quelli che vuole il cervello. Ogni persona ha il suo livello di nicotina. E questo si chiama ciclo nicotinico. Il fumare, questo è l'andamento della nicotina. Poi c'è ovviamente l'eccitazione, il cambio dello stato d'umore, il piacere. Ogni persona fuma per qualcosa, dopodiché la concentrazione tende a cambiare, il neurone diventa dipendente, diventa tollerante, ovvero ha bisogno magari di qualche sigaretta in più, perché? Perché ha bisogno di più nicotina. Pertanto si incomincia con una sigaretta a 13 anni, ma si finisce a quanti anni con quante sigarette? Perché c'è una tolleranza e quindi il recettore è continuamente ti chiede. Dopodiché, però, se rimani senza e ci sono delle persone che riescono anche a stare senza 6-7 ore, senza problemi, ma delle altre persone che se stanno senza un'ora diventano nervose, irascibili. Ognuno di voi ha le sue esperienze. E dopodiché si arriva alla sindrome d'astinenza, al craving, cioè io ho bisogno di fumare e quindi faccio di tutto pur di accendere la sigaretta. Questo si chiama craving della nicotina e questo è il ciclo nicotinico. Questo è quello che succede praticamente in una giornata. Avete capito? Ecco. La nicotina, quella che facciamo entrare noi dall'esterno, cioè la nicotina delle sigarette, è quella che vedete lì, il primo cerchio a sinistra. Ma quella è anche la nicotina che produciamo noi, perché noi produciamo la nicotina. Però se la prendiamo da fuori, quella è sempre la nicotina che poi viene trasformata in cotinina, quasi per un 80%, e poi la troviamo nelle nostre, sia nel sangue che nelle urine. E come vedete però, la nicotina è una piccola molecola, quella lì che vedete nel primo cerchio a sinistra, ma con tanti metaboliti. E alcuni di questi metaboliti non si sa ancora se ancora hanno degli effetti farmacologici, effetti tossicologici. Quello che è stato studiato molto bene è proprio il ciclo principale, cotinina, nicotina, cotinina, 5-idrossicotinina. Quelli sono stati proprio studiati bene. Ma cosa fa la nicotina? In pratica ha degli effetti sul nostro fisico. Pertanto, intanto sul sistema nervoso centrale aumenta, come abbiamo detto, la memoria, riduce la ricerca dei cibi dolci, cambia e comunque riduce il comportamento aggressivo. Ma io se io resto senza la nicotina divento aggressivo. Oppure, se hai una dose troppo alta di nicotina, puoi anche andare incontro alla nausea. Quante volte un ragazzo giovane ha provato di fumare o un certo tipo di sigarette o tante sigarette in poco tempo e va incontro alla nausea e al vomito. Poi, tra l'altro, è uno dei sistemi di qualche santone in giro non per l'Italia, ma per l'Austria, che ti fa smettere di fumare perché ti dà tante sigarette in poco tempo e ti crea una nausea e un vomito che non vai più, che non hai più voglia di sigarette. Ma questo non è un metodo, diciamo, regolamentato.
L'altro problema è che la nicotina va a lavorare sul sistema cardiovascolare, per cui intanto ti aumenta la frequenza cardiaca, proprio minimo ti aumenta la frequenza cardiaca. E poi eventualmente ha anche delle azioni sulla pressione arteriosa. Io di solito vedo più sulla frequenza cardiaca che non sulla pressione arteriosa, per l'esperienza mia. Ma molte persone che incominciano a fumare e hanno una certa frequenza, 80 per esempio, battiti al minuto, dopo che hanno smesso di fumare, ma dopo neanche una settimana, scendono a 70, per dire. Fate voi i conti, 10 battiti al minuto per 60 per 24 ore. Sono migliaia di volte che il cuore batte di meno. La pressione scusi, aumenta o diminuisce? Aumenta, tendenzialmente tende ad aumentare. Dopo ho smesso di fumare. Con Aumenta la minimale. nicotina aumenta. Se tu smetti di fumare potrebbe anche scendere. E là dipende dalla pressione che uno ha. Ci sono delle persone, per esempio, che fanno la terapia antipertensiva perché sono ipertese, ma lì la loro ipertensione non è solo legata a delle malattie che loro hanno, ma anche legata al fumo. E quindi può essere che abbassando la pressione magari non hanno più bisogno di prendere i farmaci antipertensivi. E quindi riduci i farmaci. L'apparato gastrointestinale aumentano di molto il tono e l'attività motoria intestinale, tant'è che quando prendi la nicotina, dopo dici: ah, io se non prendo la sigaretta non vado di corpo. No? Perché aumenta la motilità intestinale, ma in realtà è solo una questione di veramente abitudine lì. Poi il problema sulle ghiandole è il problema sul metabolismo. Per esempio, aumenta il metabolismo basale, tant'è che togliendo la nicotina, il metabolismo basale si riduce e quello tendenzialmente tende a far aumentare di peso le persone. Ma di questo ne parleremo. Sto andando troppo piano. Allora, le sigarette elettroniche aiutano? Sono davvero innocue o creano dipendenza? Allora, tenete presente che le sigarette elettroniche, cioè adesso ce ne sono di tanti tipi. E ci sono due categorie, quelle con la nicotina e quelle senza la nicotina. Quelle con la nicotina fanno lo stesso effetto delle sigarette normali, perché hanno la nicotina. Quelle senza la nicotina non hanno la nicotina, ma mantieni la gestualità del fumare. E quindi quello è una dipendenza più di natura psicologica. Questo è un articolo molto importante da una rivista significativa, Cochrane, in cui gli autori dicono ci sono delle prove di moderata certezza che la sigaretta elettronica, e sì, sta per sigaretta elettronica, con nicotina aumentano i tassi di abbandono rispetto ad altri prodotti, che sono i prodotti che rilasciano la nicotina, e rispetto alle sigarette senza la nicotina. Però dice, ci sono bisogni di ulteriori studi. Nel senso, questo è un filone di persone che sono tendenzialmente a dire, ok, la sigaretta elettronica la usiamo per smettere di fumare. Ma i lavori scientifici dicevano ci sono delle prove di moderata certezza, cioè non c'è un'evidenza, c'è una moderata certezza. Poi dice non ci sono differenze tra le varie sigarette con e senza nicotina. E poi dice che l'incidenza di reazioni avverse è stata un po' bassa in tutti e due gli studi, cioè le sigarette elettroniche comunque fanno un po' meno male rispetto alle sigarette tradizionali. Però dice c'è bisogno di un follow-up più lungo per vedere i danni. Tenete presente che queste sigarette sono fuori da 10 anni. Siamo arrivati alla quarta generazione e sono passati 10 anni. Adesso stiamo fumando sia quelle con il serbatoio, diciamo, sia quei tubicini piccolini.
e lo usano prevalentemente i giovani, perché poi queste sigarette qui le si trova negli astucci, perché sembrano degli evidenziatori. E quindi dobbiamo stare attenti noi genitori e anche gli insegnanti. E sono venuti fuori diversi articoli. Ogni tanto succede qualcosa, no? Di gente che va fuori a fumare nei bagni, di gente che trovano, gli insegnanti che trovano le sigarette negli astucci. Ma poi si è visto che i ragazzi che tendono a svappare, si dice svappare, non fumare, ma svappare, alla fine si è visto che sono quelli che poi alla fine passano alle sigarette. Perché poi alla fine ti resta sempre l'idea, ma io voglio provare la sigaretta. Quindi intanto hai provato la sigaretta elettronica, ma poi prima o poi tenderai a provare la sigaretta normale. Tenete presente, ma questo vale anche per i vostri figli, nipoti e quant'altro, perché non è una cosa che interessa a voi, che una sigaretta da 600, diciamo da circa 600 tiri, sono sigarette usa e getta, sigarette elettroniche usa e getta, corrisponde circa a 35 sigarette. 35 sigarette, cioè un pacchetto e mezzo, quasi due pacchetti. Ecco. Loro se le fumano in un weekend, sono lì e ciucciano. È una svapa, è una svapatura, ma alla fine è come se si fumassero due pacchetti in due giorni. E sono dei ragazzi, parliamo di ragazzi di 11-13 anni, il che è pericoloso, tant'è che stanno venendo fuori degli studi, e proprio adesso è uscito l'OMS che ha detto che ai genitori soprattutto state attenti. L'altro prodotto è questo, che si chiama sigaretta a tabacco riscaldato, in cui si mette una piccola sigaretta, scusatemi che cioè, si vede la scritta della sigaretta, ma si mette dentro una sigaretta su questa specie di astuccio, e lì non va la sigaretta al tabacco, al riscaldamento a 900 gradi, ma si ferma sui 400. Cioè non c'è la combustione, ma c'è la pirolisi. E questo si è visto che riduce sicuramente i danni da tutte le sostanze che sono presenti dentro la sigaretta. Voi sapete che dentro la sigaretta purtroppo c'è di tutto. In queste sigarette elettroniche non è che non c'è niente. Sono state trovate diverse sostanze, che adesso vi faccio vedere, solo che sono state trovate in quantità minori. Lo faccio vedere qua. Ah no, va bene, non c'è. Comunque, sostanze cancerogene, metalli pesanti, in quantità minori. Ma ci sono. Quindi se io prendo una sostanza cancerogena, anche in piccola quantità, ma la prendo nel tempo, quella prima o poi mi farà venire fuori qualcosa. Questo è uno studio che è stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, in cui si vede, vedete la fascia blu, sono i ragazzi da 11 e 13 anni. Vedete che i ragazzi da 11 e 13 anni fumavano, erano un campione di 9.000 studenti. Fumavano prevalentemente le sigarette elettroniche. Meno la sigaretta, cioè un po' dopo la sigaretta tradizionale e poi la sigaretta a tabacco riscaldato. Loro sono quelli che fumano meno le sigarette a tabacco riscaldato. Nella fascia dai 14 ai 17 anni, che sono le barre arancioni, vedete che hanno incominciato a cambiare, cioè meno sigarette elettroniche e più sigarette tradizionali. Quindi i ragazzi dai 14 ai 17 anni vanno anche a provare le sigarette tradizionali. Poi dopo cosa diventano? Si chiamano fumatori duali. Esatto. E poi anche le sigarette a tabacco riscaldato, guardate che differenza. Quando vai sopra i 17 anni, guardate, barre grigie. Le sigarette tradizionali sono quelle più in alto.
Per cui si incomincia così e poi dopo si finisce con l'altra parte. In America, che sono ormai tanti anni che sono fuori le sigarette tradizionali, ci sono dei centri antiveleni, che sono quei centri che noi chiamiamo quando abbiamo dei problemi di avvelenamento. Bene. Nel 2011 c'erano poche telefonate, queste sono le telefonate dopo le sigarette, dopo l'uso di sigarette elettroniche, chiamate per problemi legati alla sigaretta elettronica. Nel 2011 poche chiamate. Nel 2022, dopo circa 10 anni, vedete com'è l'avvelenamento da sigaretta elettronica sta aumentando. Questo succede in America e quindi prima o poi capiterà anche qua. Da 0 a 5.000. I sintomi sono tutti questi, ma non sto qui a dirvi. Queste sono le sostanze, la differenza tra alcune sostanze. Noi abbiamo anche tolto la formaldeide dalla nostra vita, però fumando la formaldeide c'è. L'acetaldeide e altre sostanze, qui dopo sono anche dei metalli pesanti che sono cancerogeni. Le sigarette tradizionali hanno i valori più alti. Le sigarette elettroniche vedete che hanno dei valori molto più bassi. Andando a fare il rapporto tra sigaretta tradizionale e sigaretta elettronica, comunque vedi dei valori, cioè 9 tra rapporto di formaldeide mi fa pensare il fatto che io sto usando un prodotto che non è proprio sicuro al 100%. Invece i ragazzi pensano che la sigaretta elettronica sia sicura. Ma non voglio soffermarmi qua. Questo è Queste l'andamento. sostanze tossiche, quindi perché ci sono? Perché ci sono? Perché c'è comunque una pirolisi, perché comunque c'è anche il tabacco nella sigaretta, nella IQOS, insomma, nella sigaretta elettronica a tabacco riscaldato, comunque lì c'è il tabacco e comunque ha la sua combustione. Nelle sigarette elettroniche sono andate a vedere che cosa c'è in questo svapo e hanno trovato tutte queste sostanze che provengono da tutti i prodotti che sono dentro questa confezione di sigaretta elettronica, dove dentro c'è la batteria, dove dentro ci sono liquidi che poi vanno a temperatura e creano il fumo, ecco questo. E comunque le hanno trovate. Questo è l'andamento, diciamo, della nicotina, che la nicotina è la sostanza fondamentale. Adesso in questi prodotti qui non hanno messo la nicotina, hanno messo sali di nicotina, che da un punto di vista chimico è una cosa diversa rispetto alla nicotina, ma che produce un assorbimento molto più alto, vedete la striscia verde? Un assorbimento molto più alto ed è molto più piacevole. E sono come i topolini che andavano a premere sulla levetta e i ragazzi vanno a usare questi prodotti. E dopo l'altro problema è che queste sigarette elettroniche vengono buttate nell'ambiente. E le si trova così, dove nell'ambiente tu non è stato ancora normato dove li vai a buttare. E quindi qui dentro ci troviamo tutta una serie di sostanze, anche tipo le batterie. Dov'è che buttiamo le batterie? Normalmente le batterie, cioè, abbiamo un contenitore per le batterie. È come buttare una batteria per terra. Ecco, la sigaretta elettronica è questa, è una batteria buttata per terra. Di questo è, diciamo, quello che bisognerà fare da un punto di vista normativo nei prossimi anni. Adeguarci a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche a livello europeo, a livello nazionale e quant'altro. Smettere di fumare vale veramente la pena? La risposta è certo che sì. Noi sappiamo che tutti questi dati oramai sono dati certi perché è più di 100 anni che la gente fuma, parliamo delle sigarette
tradizionali. Per cui è inutile che ci giriamo attorno, le sigarette fanno male. Sappiamo, possiamo già quantificare, ma questi numeri entrano di qua, escono di là. Per dire 8 milioni di persone muoiono a causa del fumo di tabacco, vabbè, io ve lo dico, ma a voi non, più di tanto non vi interessa. Ma non possiamo non dire che la sigaretta fa male. Questi sono tutti i sintomi che avvengono quando una persona smette di fumare, vengono fuori anche da una cosa del genere. Cioè dopo 20 minuti la pressione arteriosa torna ai livelli normali. Dopo poche ore si abbattono i livelli di monossido di carbonio, che è un gas tossico, velenoso, che ingeriscono, diciamo, inalano tutti i fumatori. Mi sono dimenticato di venire qua con l'analizzatore di monossido di carbonio, che sarebbe stato interessante fargli fare a loro per sapere quanto monossido di carbonio hanno dentro nei loro polmoni. Poco prima di entrare, 10 minuti prima, si brucia la parete. In pochi giorni torna l'olfatto. Adesso abbiamo provato il Covid, no? che ci ha fatto perdere l'olfatto. Dice, non sento più niente, vai a misurarti il test e sei positivo al Covid. Ecco. Con il fumo, un po' alla volta, ovviamente 10 anni, 20 anni, 30 anni di fumo, un po' alla volta ti si riduce. Ci sono delle persone che lo perdono proprio completamente. Quando smetti di fumare ti ritorna. La funzione polmonare nel giro di 2-3 mesi riprende a funzionare. Migliora nel 30% dei casi, ma dopo può essere variabile da persona. L'ideale sarebbe fare la spirometria e andare a vedere. Nel giro di 3 mesi anche la vitalità, da un punto di vista psicologico, una persona, la vedi la persona che ha smesso di fumare, è contenta perché dorme bene, si alza meglio, bello riposato, non ha grossi problemi da un punto di vista psicologico e anche il suo stato di autocontrollo migliora. E poi è contento perché è riuscito a fare quello che voleva fare. Non essere più legato alla dipendenza dalla nicotina. Perché il problema è quello, la dipendenza dalla nicotina. Andando avanti, il rischio di cardiopatie ischemiche è ridotto del 50% nel giro di un anno. Il rischio di tumore alla vescica si riduce del 50%, ci vogliono alcuni anni. Il rischio di tumore alla cavità orale dell'esofago si riduce del 50%, ma anche qui ci vogliono 5 anni. Questi sono dati medi, ovviamente, no? Il rischio di tumori ai polmoni si riduce del 50-70% in 10 anni. Il rischio di ictus ci vogliono anche 15 anni. Ma uno dei lavori più belli che abbiamo sempre... portiamo sempre noi come riferimento, ma ve lo faccio vedere dopo. Questi sono i danni del fumo di sigaretta. Non entro nel merito, ma però pensate al problema cardiovascolare, cuore e vasi. Tenete presente anche però che i vasi devono essere belli e puliti, non devono essere intralciati da colesterolo, da trigliceridi. E quando uno ha una certa età, i colesteroli, i trigliceridi, è come chiedere ad un idraulico di fare una pulizia dei tubi in una casa di 50 anni. No? E di conseguenza tutto questo, a parte il problema cardiaco, ma anche l'ictus, è un problema grosso per i vasi. Il problema respiratorio è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, la BPCO. Molte persone soffrono di BPCO. Purtroppo bisognerebbe non arrivarci alla BPCO, perché una volta che ci sei arrivato non puoi tornare indietro. L'unica cosa è smettere di fumare. Almeno rimani così, non peggiori. L'altro grosso problema sono le neoplasie, perché è inevitabile che persone che fumano, hanno fumato da tanti anni, hanno un maggior rischio di andare incontro a delle neoplasie di vario
origine sicuramente polmone in testa, ma anche le cavità del cavo orale, della laringe, del seno, dello stomaco. Poi c'è anche il sistema riproduttivo, anche il sistema riproduttivo maschile e femminile va incontro a dei problemi. Qui dentro ci sono fior fiori di lavori che hanno 100 anni di studi e su questo non ci piove. Tant'è che adesso, voglio dire, si arriva a queste, a dire, ok, io ho avuto dei problemi con la BPCO e sono morto a causa della BPCO, oppure ho la BPCO attribuibile al fumo. Comunque qui c'è una graduatoria e che diciamo che il fumo è responsabile del 12,5% di tutte queste malattie e in prima, vedete, il primo è il tumore del polmone. Il tumore del polmone è uno dei problemi più grossi. Perché adesso si è visto, questi ultimi anni, che il tumore dei polmoni negli uomini sta riducendosi, perché gli uomini stanno riducendo il fumo. E invece il tumore dei polmoni nelle donne, che negli ultimi anni, parliamo di decenni, hanno incominciato a fumare, sta aumentando. Una volta le donne non avevano problemi di tumore ai polmoni. E questa era proprio la differenza. Questo è il lavoro che vi dicevo io, che è stato fatto in Inghilterra e che fa vedere due curve. La curva rossa sono i non fumatori, la curva blu sono i fumatori. Qui sotto vedete gli anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 e 90. Se voi mettete, prendiamo solo i 70 anni, io smetto di fumare a 70 anni. 70 anni, uno dice, ah, io sono vecchio, quindi continuo a fumare, chi se ne frega. Ma oggi come oggi, puoi comunque vivere altri 20 anni. Perché li devi vivere male? In questo studio hanno fatto vedere che tra fumatori e non fumatori c'è una differenza di 10 anni. Per cui se tu smetti di fumare a 70 anni, puoi guadagnare degli anni. Da un punto di vista pratico si è visto che prima smetti di fumare, tipo 40 anni, hai provato la sigaretta, hai provato la sigaretta elettronica, te la sei goduta, ma cerca di smettere di fumare a 40 anni. Bene, a 40 anni hai guadagnato più di 10 anni di vita. Fai la, diciamo, la vecchiaia in buone condizioni. Poi dopo tutto può essere. Questo è il lavoro più diciamo di riferimento, quello è stato fatto in Inghilterra. Come si definisce un fumatore? Cioè quelli sono fumatori che fumano almeno 8 sigarette? O... Normalmente sono 15 sigarette. Quindi uno che viene definito fumatore è 15 sigarette? Sì, ma ovviamente non c'è una differenza tra il numero delle sigarette. Tu sei un fumatore, se ne fumi anche una. Ok, e quindi rientro però nella... Esatto, sì. Perché adesso io non ho potuto farvi portare i dati, ma ci sono delle differenze anche sulla base dell'età, sulla base... Ma se vi prendete queste note ve lo potete anche andare a vedere. Ma il fumatore è fumatore. Anche una sigaretta sei un fumatore. Puoi fumarne una, puoi fumarne 80. Sei un fumatore. Se non sei un non fumatore, non fumi niente. Bene, quarto punto, trattamenti farmacologici per smettere di fumare. Adesso, oggi come oggi, c'è la possibilità di smettere di fumare con dei trattamenti farmacologici. Io ho la pressione alta, vado dal medico e chiedo un farmaco per abbassare la pressione e qualsiasi altra malattia. Il tabagismo rientra nelle malattie, e nelle malattie, per tutte le malattie ci sono sempre dei farmaci. Anche in questo caso ci sono dei farmaci. Andiamo a vedere lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte dice, beh, innanzitutto le linee guida, no? Cosa dicono le linee guida? Questa è una linea guida del 2018 che poi è stata
tradotta in italiano dal 2020, ed è una linea guida che dice anche ai centri che lavorano su questo come devi trattare i fumatori, come devi trattare i fumatori maschi, femmine, i giovani, gli adulti, il cardiopatico, il diabetico. Si trova in questa linea guida qui, che tra l'altro, se volete, la potete andare a vedere anche voi, perché è in sito. Adesso abbiamo fatto l'ultima linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che è questa, è appena uscita, vedete, 2023. Abbiamo lavorato 8 anni. Io ero dentro il gruppo, ogni tanto ci si trovava e si lavorava. E era venuto fuori, diciamo, eccolo là, vedete che è il mio nome, e altri diciamo autori. Ed è venuto fuori le linee guida. E cosa dicono? Questi sono i farmaci che normalmente si impiegano per smettere di fumare. Non sono tanti, cioè non è come, che ne so, le benzodiazepine, che sono una marea, le statine, che sono... Sono gli NRT, sono i prodotti che rilasciano la nicotina. Tu fumi e quindi hai bisogno di nicotina. Allora io ti do nicotina dall'esterno, come farmaco. E si trova sotto forma di vari prodotti, cerotti, gomme da masticare, pastiglie, sublinguale, eccetera, eccetera. L'altro farmaco, il bupropione, è un farmaco che... scusate. L'altro farmaco è un antidepressivo che è nato come antidepressivo, ma poi si è visto che spesso le persone depresse anche fumano. Si è visto che le persone depresse che fumavano, che erano in terapia con il bupropione, smettevano di fumare. E allora hanno fatto degli studi e hanno trovato che il bupropione serve anche a smettere di fumare, perché io lo posso anche usare anche nelle persone non depresse, però devono avere determinate caratteristiche. L'altro farmaco è la varenichina, uno dei farmaci più potenti da un punto di vista farmacologico, e poi l'ultimo è la citisina che stiamo usando adesso. Farmaci di seconda linea, c'è questa differenza, farmaci di prima linea, che sono proprio quelli che si devono usare, e i farmaci di seconda linea, se non sono solo due, sono anche molecole vecchie e non hanno scritto nelle indicazioni per trattare il tabagismo. E sono la nortriptilina e la clonidina. Adesso rapidamente ve li faccio vedere tutti. Questi sono i prodotti che rilasciano la nicotina. O spray o capsule, ce le metti sotto la lingua e rilasciano un po' la nicotina. Dei cerotti che te li metti qui e te li tieni tutto il giorno o fino alla notte, oppure te li togli il giorno dopo. Questi prodotti, devo dire, hanno proprio l'azione di compensare l'assenza di nicotina. Sono quelli più utilizzati. Io molte volte curo le persone con queste, anche perché io ho incominciato ad andare a vedere le concentrazioni nel sangue della nicotina e anche dei metaboliti. Ma di questo ne parliamo un'altra volta. Come vedete, se il nero è la nicotina delle sigarette, la nicotina delle sigarette, vedete che supera i 25 nanogrammi al millilitro, tutti quegli altri prodotti, quello rosso, quello arancione, quello verde, sono tutti gli altri prodotti che però rilasciano la nicotina, ma vedete che non lasciano mai, cioè non raggiungono mai la stessa quantità di nicotina. Per cui le persone delle volte sentono questa differenza. Se io ti do un prodotto che non ti fa lo stesso effetto della sigaretta, tu lo senti la differenza. E cosa succede? Mi viene da fumare. Allora, nelle linee guida viene fuori che non bisogna usare un prodotto, ma bisogna usarne due. Cioè bisogna andare più su. Ma non vi devo insegnare. Questi prodotti hanno, come tutti i farmaci, hanno degli effetti collaterali. Ma se ti danno degli effetti collaterali la nicotina, non c'è grossa differenza. Praticamente questi sono gli effetti collaterali della nicotina.
niente, niente di che, non c'è niente di pericoloso. Questo è, sono dei dati di, guardiamo in alto, placebo, cioè acqua fresca. Gliela dai a dei fumatori, hanno praticamente, non hanno l'effetto farmacologico. E praticamente comunque qualcuno per un effetto placebo smette di fumare, per cui arriva al 13,8% di astinenza, che è un po' strano per acqua fresca, però c'è l'effetto placebo, come in tutte le sostanze c'è sempre l'effetto placebo. Ma se andiamo a vedere gli altri prodotti, vedete che andiamo a 25, 26, 24, 33 la varenicline, vedete? Per cui la varenicline è quella sostanza che ti dà la maggior astinenza dal fumo. E adesso qui in questa figura non c'era la citisina, ma la citisina è simile alla varenicline. Ma in più, se noi usiamo due prodotti, Cerotti più inhaler, Cerotti più gomme da masticare, Cerotti più bupropione, vedete che le percentuali sono molto alte. Arriviamo anche a un 36% se usiamo tanti prodotti e anche per molto tempo. Ma questo è un problema nostro, sappiamo noi come usare, perché noi andiamo a tarare su di voi la terapia. E le raccomandazioni sono che la terapia sostitutiva è raccomandata dalla farmacoterapia e ha un livello evidente alto, cioè ci sono tantissimi lavori scientifici che lo hanno dimostrato. Questi Cerotti, no, Cerotti sono i prodotti che rilasciano la nicotina. È una combinazione di Cerotti più altre cose, comunque ha un livello alto, perché funziona meglio, o anche addirittura aumentare la lunghezza, perché delle volte la terapia dura 3 mesi, però se il medico decide di aumentarla a 4 mesi, si fa. E ha un livello buono. Poi dopo si passa al bupropione. Bupropione, che fa questo farmaco antidepressivo, e che ha una doppia azione. Da una parte ti toglie il craving, cioè il desiderio incoercibile di fumare, da una parte. Dall'altra ti attenua i sintomi da astinenza. Questo è quel farmaco antidepressivo che io vi avevo detto. Però il farmaco antidepressivo ha molti più effetti collaterali rispetto alla nicotina. Per cui bisogna capire se il gioco vale la candela. Ci sono stati fatti tantissimi studi, diciamo l'esperienza clinica è molto vasta, perché è un farmaco di vecchia, no? Parliamo degli anni 50, del 1900, insomma. E i primi studi, 1997, poi ce ne sono stati fatti altri, fino addirittura una concreta. Comunque, è un farmaco molto studiato e gli effetti avversi sono molto banali. Potrebbe essere un po' di mal di testa, vabbè, prendi una tachipirina se hai un po' di mal di testa, ma poi dopo si attenua con il tempo. Un po' di bocca asciutta, vabbè, verrai un po' di più, ma non sono grosse. Problemi di insonnia, questo no, questo è un po' più fastidioso. Ma bisogna vedere se, ripeto, il gioco vale la candela. L'evento più allarmante è costituito dalle convulsioni. Si verifica molto raramente, però è il fattore, diciamo, pertanto se uno ha delle pregresse convulsioni, se uno ha dei problemi di convulsioni, il bupropione non va bene, ma questo lo decide il medico. Il bupropione è comunque raccomandato anche lui come efficacia A, cioè ci sono tantissimi lavori che lo hanno dimostrato in tutti questi anni. E poi si passa alla varenicline. La varenicline è questo prodotto, la varenicline è questo prodotto che va sugli stessi recettori della nicotina. Si comporta come la nicotina, ma non è la nicotina, però si è visto
dai trials clinici che funziona. Tant'è che è venuto fuori che queste linee guida gli danno ok, livello A. Il problema è che è venuto fuori un'impurità da un punto di vista di fabbrica da qualche anno e quindi non la si trova più in commercio. Può essere che fra un po' venga fuori qualche generico, ma in questo momento non si trova più in commercio. Invece in commercio c'è questo prodotto. Questi qua sono le stesse cose che volevo far vedere. Ecco. C'è questo prodotto che è la citisina. La citisina è il prodotto sulla quale è nata la vareniclina. Cioè, prima hanno studiato la citisina, poi hanno messo sul mercato la vareniclina. La citisina è un prodotto che nei paesi dell'est la stanno usando da 40 anni. È un prodotto naturale, tant'è che fino a poco tempo fa la farmacia Favero era una delle poche farmacie che lo produceva e che lo sta ancora producendo. Adesso è uscito anche il farmaco, per cui c'è la possibilità di avere il farmaco e anche il prodotto galenico. La differenza sta nel prezzo. Questi, vedete che la nicotina, la formula della nicotina e la formula della citisina è molto simile. Immaginate una chiave che entra in una serratura, è molto simile. E la citisina ha un suo piano terapeutico, che è questo. In pratica uno può fumare durante una settimana, però in quella settimana incomincia a prendere il farmaco, la citisina, un po' alla volta, 2 capsule, 3 capsule, 4 capsule, 5 capsule al giorno, anche fino a 6 capsule al giorno. Ovviamente tu lo puoi fare solo se non hai grosse interazioni con altri farmaci, è il medico che deve decidere. Dopodiché tu decidi qual è la giornata di stop al fumo e da quel giorno lì non fumi più, però vai avanti con la terapia e vai avanti con una terapia che tende a scalare da 6 passi a 5, da 5 passi a 4 e in 40 giorni hai smesso di fumare e non te ne accorgi. Molte persone non se ne accorgono. La citisina è fondamentale. Tant'è che è venuto fuori dei trials clinici che dicono che tra i fumatori che hanno la citisina per 25 giorni, comparate con la vareniclina per 84 giorni, non hanno, diciamo, dimostrato differenze. Cioè la citisina per meno tempo ha lo stesso effetto della vareniclina per 84 giorni. E l'ultimo lavoro è proprio questo, vedete, del 2023, adesso qui manca, lì è scritto citisiniclina, ma è come la citisina, è stato proprio fatto un trials clinico, Benovitz è uno ormai è in pensione, ma lavora ancora su questo, e quindi siamo diciamo, sull'argomento con la citisina. I farmaci di seconda linea io li tralascerei perché tanto comunque non vengono usati. Le farmacie e i centri antifumo sull'aiuto del territorio, l'ultimo punto in 5 minuti ve lo faccio. Allora, ci sono nel territorio a livello nazionale dei centri antifumo, voi lo sapete, non lo sapete? Dei centri antifumo che sono di vario genere. Questa è un andamento dal 2000 fino al 2023. Quella riduzione è anche dovuta al Covid, al lockdown, eccetera, eccetera, ma nel tempo c'è stata anche gente che è nata in pensione, centri che hanno chiuso. Comunque alla fine adesso siamo con 241 centri antifumo. Centri antifumo che sono un po' distribuiti a livello nazionale così. Gran parte sono al nord, un po' sono al centro e un po' sono al sud. Se voi andate nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, mettete centri antifumo,
mi viene fuori un sito dove dice tu dove abiti, metti Feletto, e ti viene fuori il centro antifumo più vicino a Feletto. Che fortuna, ma siamo così. E come vedete qui, diciamo, il Piemonte e la Lombardia sono quelli che hanno i valori più alti. Ma stiamo parlando del territorio e quindi oltre ai centri antifumo ci sono anche le farmacie. Le farmacie vedono tante persone, come si vede in questa slide, e molte di queste persone sono dei fumatori o hanno dei parenti fumatori. Per cui se 800.000 cittadini vanno ogni giorno in farmacia, ipotizziamo che 160.000 sono fumatori su 800.000. Di questi 48.000 sono motivati a smettere di fumare, perché non tutti i fumatori sono motivati a smettere di fumare. Bisogna avere la motivazione. Se non hai la motivazione, però puoi comunque sentire, puoi comunque informarti. Può essere che la motivazione ti venga fra qualche mese, ti venga l'anno dopo. E quindi le farmacie è visto come un punto importante. Questo è un progetto che è venuto nel 2012, quindi 10 anni fa, in Lombardia. E dice cosa può fare il farmacista. Il farmacista può interessarsi di quello che viene chiamato counseling, cioè colloquio breve. E il colloquio breve è quello di dire, ma sento che la sua voce è un po' giù di tono, no? Per caso lei fuma? Sì, ma ha mai pensato di smettere di fumare? Ma no, ma adesso tutto sommato potrei anche pensarci. Bene, guardi, questa è la brochure, si rivolga a questo centro. Quanto ci abbiamo messo? Il 25, quasi il 26% delle persone che hanno fatto il counseling breve nelle farmacie avevano smesso di fumare, un quarto praticamente. In più adesso verrà fuori un problema, diciamo, di questi giorni, si contatteranno i grossi livelli delle varie farmacie e verranno fatto proprio dei corsi per i farmacisti in cui bisogna un po' ritagliare, così come si ritagliano del tempo per misurare il Covid, per prendere la pressione o altro, si possono ritagliare del tempo anche per fare il counseling. Per cui diciamo che è un qualcosa in divenire. E quindi, ultima diapositiva, il fumo comunque costituisce la prima causa di morte evitabile. Questo lo sappiamo. Ormai è inutile nasconderci dietro un dito. Per cui tutto quello che si fa a livello civico, sanitario, per migliorare e anche fare della formazione come quella che stiamo facendo qua, perché voi dopo andrete a casa e anche parlerete, no? E divulgherete questa cosa, e questo è uno degli strumenti più efficaci dal punto di vista sanitario. Per cui io vi ringrazio, diciamo, per l'attenzione. Questi sono il mio indirizzo. Il nostro centro è un centro dell'azienda, è un centro che però si divide anche con il centro antifumo del CERT, per cui siamo due aziende. In Udine ci sono due aziende che si occupano, poi dopo c'è anche la LILT fa centri antifumo, per cui più o meno le cose sono diciamo la sede fisica. Questa è l'ospedale. Questa qui è la mia, è proprio l'ospedale. Quindi c'è quel numero là, risponde il segretario, e magari se uno dice vabbè, intanto vado a fare un colloquio, e intanto poi non è detto che debba smettere di fumare, ma intanto vado a fare che tipo di fumatore io sono. La nicotina com'è che la metabolizzo io? La metabolizzo rapidamente o la metabolizzo lentamente? Di solito i metabolizzatori rapidi sono quelli che fumano tanto.
metabolizzatori lenti sono quelli che fumano lentamente. E quindi questa roba qua bisogna studiarla. Bene, se c'è qualche domanda, abbiamo qualche... Beh, abbiamo un po' di tempo, sono le 7:10, per cui siamo stati dentro i tempi. Dai. Guardi, dottore. Un attimo. Aspetta un attimo che c'è... Chi è che deve parlare? Sì. Si sente il microfono, cioè quello che dice lui? Se si ripete la domanda... Allora, lei dica che dopo io ripeto la domanda. Il prodotto Nicorette, sì? Sublinguale, è base di qualcosa che sta... Sì, il principio attivo? Sì, allora, il prodotto Nicorette... Allora, la signora chiede il prodotto Nicorette sublinguale, che principio attivo ha e come funziona. È la nicotina. La nicotina, che sono delle pastigliette da mettere sotto la lingua che rilasciano 1,5 mg di nicotina. Tenga presente che la Marlboro rilascia 0,8 di nicotina. Questo serve comunque al principio... Rientra in questo... No, ma rientra in una terapia di disassuefazione, perché con i prodotti della nicotina fai una terapia come quella che fa l'eroinomane. Cioè... gli dai un certo livello, lo tieni per 1,5 mesi, dopo lo scali, lo tieni per un po', dopo lo scali ancora, fino a che si arriva a zero. Cioè il metadone, per esempio. Perché il processo è quello. Il signore aveva un'altra domanda? Io ho preso già contatto, però non ho potuto frequentare il corso in novembre, col dottor Moncuri, mi sembra. Non conosco. Beh, insomma, siccome abito vicino al... ex manicomio, diciamo. Sì, ma lì è il CERT, dove sono le malattie delle tossicodipendenze, ci sono le malattie dell'alcol, no? Curano l'alcol, curano il tabagismo, curano il gioco d'azzardo, sono le dipendenze. Sì, comunque mi ha detto se posso iscrivermi per più avanti. Certo, quelli lì fanno due tipi di attività. Le attività così di gruppo, dove uno si siede in mezzo e ognuno dice il... ecco, questo ecco. In via Pozzolo, oppure come non funziona, esercizi fisici addirittura, sì, sì. Durano una settimana e c'è tutto quanto un percorso da fare, e poi se c'è necessità si va dal medico che ti fa lo stesso lavoro che faccio io. Io invece il lavoro di gruppo non lo faccio, vado direttamente sulla persona. Vale la pena frequentare questo con lei, certo. Sì, senz'altro, no? Ma come efficacia? Non le costa niente. Il signore chiede l'efficacia di questi corsi, certo. Ai centri di Cioè, la domanda era l'efficacia, sì. I dati che hanno loro, diciamo, di questi colloqui, di questi gruppi, sono alti, dal 70% all'80%. Però io vedo delle persone che vengono da me e che mi dicono che non si sono trovati bene e quindi vengono da me. Devi avere anche, ma là dipende dalla persona. Quindi l'unica è convenzionato. Sì. E i tempi di attesa? Io ho dei tempi di attesa non più di 2 mesi. Però se c'è bisogno di qualcosa di urgente, si cerca di risolvere il problema. Ecco, quello che chiedevo era, prima, l'efficacia, secondo, non prevedono sicuramente dei farmaci. No, quello non prevedono, però... Quindi i corsi e le attività di gruppo non prevedono terapia farmaci, farmacologica. Infatti sono fatti da psicologhe. Poi dopo c'è una giornata in cui viene il pneumologo e ti dice tutti i danni del fumo sui polmoni. Poi c'è una giornata in cui viene il cardiologo e ti dice tutti i danni del fumo sull'apparato cardiovascolare. Poi c'è una giornata che viene l'oncologo. Insomma, il tutto è girato e giostrato da psicologi. E durante
ti dicono tu non devi fumare, ti danno delle una linea guida, delle regole. Se ce la fai, certo, chi ha una dipendenza chimica dalla nicotina, in quei gruppi non riesce ad avere dei buoni risultati. Mi pare che dicessero presso questo centro di Pozzuolo che c'è sia l'attività di gruppo che quella individuale. Certo. Loro dicono se questa persona è utile che vada dal medico, e quindi va dal medico in via Pozzuolo. Loro o da lei? No, in via Pozzuolo. Siamo due centri che fanno le stesse cose. A Udine ci sono due centri. Di quei sette centri sono in regione. A Udine ce ne sono due. Uno è questo del SERT di via Pozzuolo, che ha, ripeto, tutti e due questi sistemi, gruppo e individuale, e io in questo momento ho solo individuale perché mi manca personale. Gravi, diciamo, scusi, sono due filosofie che hanno due punti di partenza anche molto diversi. Non sono delle filosofie, sono delle pratiche. Sono delle pratiche, cioè. Però i due approcci sono diversi perché da un lato c'è. No, ma è sempre lo stesso tipo di approccio che ha la stessa finalità, cioè di andare a disabituare lentamente dalla nicotina, ma anche dalla gestualità, dal fumare, dalla convivialità del fumare. No? C'è qualcuno che le ha usate tutte e due contemporaneamente? O no? No, o fai una cosa o fai l'altra. Credo però che il signore abbia ragione, nel senso che sono due cose diverse. Lo scopo è lo stesso, ma se a me vengono a dire prenda il pacchetto di sigarette stasera, e lo butti via, io mi saluto. Sì, ma ci sono delle persone che sono veramente motivate a farlo e ci riescono, ma anche perché hanno una dipendenza nicotinica bassa. Io invece vedendo, e anche il dottor Kashanpur, vedendo anche solo il livello del monossido di carbonio che uno ha nei polmoni, si capisce che quella persona ha una dipendenza alta, non ci riesce da solo a smettere di fumare e quindi ha bisogno di un farmaco. Anch'io. Allora come si fa a sapere? Ma questo lo deve decidere il medico. Anche lì dove si fa il gruppo, si viene comunque visti dal sì. Medico. E dal medico, ma anche lo psicologo. Lo psicologo sa, riesce a capire. Come abbiamo visto anche nella lezione di oggi, c'è una multifattorialità del fumo. Abbiamo parlato certo. di gestualità, di sostanze, di tendenze. Uno stile quasi di vita. Quando io seguo le persone, il grosso è cambiare le abitudini di vita. Sì. E allora devi, se la persona è motivata, io intanto lavoro sulla dipendenza nicotinica, ma loro devono lavorare un po' sulle abitudini, togliere i caffè durante la giornata, ridurre i caffè, cambiare modo di bere caffè, magari sciacquarsi la bocca o lavarsi i denti dopo aver bevuto il caffè, se è la sigaretta dopo il caffè, ecco. Non fumare quando uno guida. Molti fumano guidando, no? Cioè, si personalizza la terapia, ma i farmaci sono quelli che vi ho fatto vedere. Ma la sigaretta elettronica, quelle senza nicotina, c'è? Che danni fanno? La signora chiede, scusi, ripeto, che la sigaretta elettronica senza nicotina che danno fa? Allora, la sigaretta elettronica senza la nicotina, hanno studiato quello che è presente nel vapore e poi hanno anche studiato quello che è presente e che si respira, fa lavoro su animali, topolini e quant'altro, e hanno trovato dentro delle sostanze tossiche, anche cancerogene, come quelle che vi ho fatto vedere.
in piccola quantità, ma ci sono. Per cui non è una sostanza totalmente innocua. È venuto fuori proprio in questi giorni un decreto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle sigarette elettroniche con senza la nicotina. E anche facilmente trovabile. Call for action on electronic cigarette. Questo è proprio l'OMS, due giorni fa è venuto fuori, che dice che bisogna stare ben attenti a questi prodotti perché si condizionano i bambini, perché incominciano purtroppo veramente a 11 anni. Provate ad andare a vedere nelle scuole. Incominciano da giovani a introdurre queste sostanze potenzialmente dannose. Poi noi sappiamo che i bambini fanno di tutto, cioè sono capaci di sperimentare di tutto, così come il binge drinking, bere tanto alcol in poco tempo, così come mettersi in bocca più sigarette contemporaneamente. E quindi si autointossicano, ma non c'è la nicotina e quindi non si autointossicano. Però si producono del male che non lo vedi subito, lo vedi a distanza di tempo. E poi si è visto che questi prodotti hanno fatto un grandissimo commercio su questi prodotti, sui vari sapori, hanno più di 1000 sapori. Proprio, hanno proprio lanciato il mercato in maniera tale che da attrarre i giovani. E soprattutto attrarre i giovanissimi, perché anche le colorazioni non sono da persona normale, scusate, non sono da persona, diciamo, adulta, sono da bambini. E quindi, come le caramelle, sì. E quindi tu un po' alla volta ti intossichi, ma nel tempo, poi dopo inevitabilmente si è visto che chi incomincia con le sigarette elettroniche passa, avete visto il grafico, anche quelle senza la nicotina. Prima o poi la provi la sigaretta e quando hai provato la sigaretta entri nel giro ed è finito. È una falsità quella che i bambini fumano solo quello. Capito? È molto pericoloso. E quindi siamo noi adulti che dobbiamo stare attenti ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ma se parliamo di adulti, cioè io sono una fumatrice, se dalla sigaretta passa a quella elettronica senza nicotina, mi illudo. Allora, lei si fa meno male, sicuramente si fa meno male, tant'è che la sigaretta elettronica è anche usata per far smettere di fumare. Allora noi certe volte abbiamo queste tecniche. Se proprio una persona proprio non ci riesce, con tutti questi farmaci che abbiamo, non riusciamo, almeno cerchiamo di fargli fare meno male. E allora anche passare ad una sigaretta di queste elettroniche, anche senza la nicotina, se proprio non si può, è una soluzione. Però non abbiamo ancora i dati scientifici che ci dicano fra 20 anni e 30 anni cosa succede. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, perché sono passati solo 10 anni. Ma avete visto in 10 anni in America come sono aumentate i centri antiveleni, le chiamate ai centri antiveleni? Farmaci, costi. Allora, questi farmaci, noi i centri che sono... Questo innanzitutto si può dire... meno delle sigarette. Sì, sì. Allora. Ecco, infatti, un incentivo ad esempio, no? I costi dei farmaci sono stati equiparati sui costi delle sigarette medie. È ovvio che ci sono, se uno fuma 10 sigarette che spende 3 euro, non è paragonabile. Ma insomma, il costo medio è sempre paragonabile. E quindi quello che non spendi nelle sigarette lo spendi coi farmaci, però lo spendi coi farmaci in quel periodo che ti basta a smettere di fumare, quindi 3 mesi di solito.
Dopodiché sono tutti soldi guadagnati. I farmaci li passa il sistema sanitario nazionale? Allora, i prodotti che rilasciano la nicotina non li passano, sono prodotti da banco. E quindi voi andate in farmacia e li trovate sul banco. Cerotti, nicotina, quelli che rilasciano la nicotina. Però, ripeto, sono compensati dal prezzo delle sigarette. Se voi vi fate due conti, vedrete che non avete grosse differenze. Il bupropione non può essere, se lo prescrivo, a parte che non lo si trova adesso, forse lo si trova come generico, per la depressione io potrei anche fare una ricetta e voi potreste prendere quel bupropione, ma usarlo non per la depressione, usarlo per il fumo. Questo qua si può fare. Però ci vuole la ricetta. Ci vuole la ricetta, ma voi non pagate niente. In questi ultimi tempi si era riusciti ad arrivare che anche la vareniclina, che costava, insomma, aveva un suo prezzo, veniva passata gratuitamente e lo pagava il Sistema Sanitario Nazionale per solo le persone che avevano problemi polmonari, BPCO e anche cardiovascolari. Per cui si andava, io facevo la ricetta, il paziente andava in farmacia, il farmacista gli dava la vareniclina, prendeva la targhetta e il medico, il paziente non pagava niente. Adesso però questa vareniclina non c'è più. Adesso si è passata alla citisina. La citisina è fuori da questo discorso, per cui la citisina galenica te la devi pagare tu. Però la galenica costa poco. Una 40 giorni di terapia, adesso non so, ma insomma vi spiegherà dopo il dottore. Ma costa veramente poco, ancora molto meno del fumo di sigaretta. Il nuovo prodotto stiamo un po' vedendo e bisogna lavorare a livello nazionale affinché anche lui rientri in tutte quelle persone che hanno problemi respiratori e cardiovascolari, che gli venga rimborsato come era con la vareniclina. Ma in questo momento non c'è. Allora, quel prodotto là costa 90 euro. 90 euro. 90 euro viene circa. E la citisina in versione compressa. Questa galenica è in capsule, la producono loro, ma ci sono anche altre farmacie in giro per l'Italia, però non tutte le farmacie, solo alcune lo fanno, anche perché bisogna che il prodotto galenico sia un prodotto che abbia dei certificati di qualità. Viene veramente molto compensato, perché poi dopo diciamo quasi neanche due mesi, sono tutti soldi che ti risparmi. A conti fatti, ognuno di voi si può fare i conti, un anno di sigarette risparmiate a quanti? Io ho molta gente che si va a fare le ferie d'estate. Dobbiamo finire, ragazzi, perché possiamo dare un take home message, che è sicuramente abbiamo visto che c'è un certo piacere nel fumare, ma che ci sono un sacco di motivi per metterlo. E il professore dottore ci ha parlato anche di quanto bene si sta dopo aver smesso, no? Quindi anche quello è un ulteriore incentivo, perché spesso, ma voi lo sapete meglio di me, non basta pensare alle malattie che non verranno. Sì, un ulteriore incentivo è anche questo stare bene dopo aver smesso. Questo è l'obiettivo principale, e soprattutto tenendo conto quanti anni avrò ancora davanti, e quindi me li voglio godere e vivere meglio. Certo, io non è che torno indietro, perché ormai quello che ho me lo devo tenere, però lo posso curare meglio. Ma almeno non posso peggiorare la situazione. Esatto. Io avevo smesso per 5 anni. Che brava, e quindi sì, vuol dire che se l'ha fatta una volta, vuol dire che lo può fare ancora.
perché a Parigi è successo? Allora, io scusate, ero venuto qui perché l'ultimo diabetologo mi aveva parlato della citisina. Sono venuto qui e voi mi avete detto serve un piano. Piano terapeutico. Ma sempre in generale noi facciamo sempre quegli spot di chiacchierate con i clienti, i pazienti, così. Però chi valuta il paziente, capisce se quale strada prende, esatto. Così è il medico che poi prescrive. È chiaro che con i centri antifumo voi avete la possibilità. No, non il medico di base. No, voi dovete rivolgervi al centro antifumo. Il medico di base non sa. Perché infatti ho ricevuto un input dal diabetologo. Voi dovete, il diabetologo deve scrivere consiglio di smettere di fumare. Allora voi chiedete al medico di base, mi può mandare in un centro antifumo e lui ti fa la richiesta di tabagismo e voi chiamate qui e avete, se prendete questa brochure avete tutto quanto le indicazioni. Grazie mille. Auguri per Natale.